La tromba della Brigata Alpina Iulia suona il silenzio per le vittime di tutte le guerre. È il momento più toccante della giornata di Papa Francesco in Friuli Venezia Giulia, in occasione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, iniziata con la visita al cimitero austro-ungarico di Fogliano, ad un chilometro da Redipuglia che ospita le spoglie di 14.000 caduti. Il Papa prega in silenzio tra i cippi dei 2.406 caduti identificati e poi davanti alla grande tomba comune che custodisce i resti di 7.000 vittime ignote. Poi si sposta nel vicino sacrario militare di Redipuglia e celebra la messa ai piedi dei monumentali gradoni dove riposano 100.000 caduti italiani della Grande Guerra, insieme a 60 vescovi da tutti i paesi coinvolti nel conflitto e davanti a più di 15.000 fedeli. La guerra è una follia, mentre Dio porta avanti la sua creazione, la guerra distrugge, scandisce nell'omeria Papa Francesco. Distrugge l'essere umano e stravolge tutto, anche i legami tra fratelli. Quindi ricorda che l'ideologia è una giustificazione della guerra, che nasconde cupidigia, intolleranza e ambizione al potere. E quando non c'è l'ideologia, c'è la risposta di Caino. A me che importa del mio fratello? Sopra l'ingresso di questo cimitero aleggia il motto beffardo della guerra. A me che importa? Tutte queste persone che riposano qui avevano i loro progetti, avevano i loro sogni, ma le loro vite sono state spezzate. Perché? Perché l'umanità ha detto: a me che importa. Anche oggi, aggiunge Papa Francesco, dopo il fallimento di un'altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza guerra combattuta a pezzi. Anche oggi le vittime sono tante, perché anche oggi dietro le quinte ci sono interessi, piani geopolitici, avidità di denaro e di potere, e c'è l'industria delle armi. E questi pianificatori del terrore, questi organizzatori dello scontro, come pure gli imprenditori delle armi, hanno scritto nel cuore: a me che importa. Questo atteggiamento, prosegue il Papa, è esattamente l'opposto di quello che ci chiede Gesù nel Vangelo. Chi si prende cura del fratello entra nella gioia del Signore. Chi invece non lo fa, chi con le sue missioni dice a me che importa, rimane fuori. Con cuore di figlio, di fratello, di padre, conclude Papa Francesco, chiedo a tutti voi e per tutti noi la conversione del cuore, passare da quel a me che importa al pianto. Per tutti i caduti della inutile strage, per tutte le vittime della follia della guerra in ogni tempo, il pianto. Fratelli, l'umanità ha bisogno di piangere, e questa è l'ora del pianto. Al termine della celebrazione vengono donati al Papa un altare da campo usato dai cappellani militari 100 anni fa e il foglio matricolare del nonno Giovanni Bergoglio, che ha combattuto nell'esercito italiano la Prima Guerra Mondiale sul Piave e sull'Isonzo. Poi Francesco consegna ai vescovi, ai rappresentanti della Chiesa ortodossa e delle altre religioni e ai militari la lampada della pace di San Francesco.